Vertice al Comune di Silvi tra i rappresentanti della Regione, di Autostrade, dell'ARTA e dei comuni interessati dalla grande emergenza traffico che quest'ora forse è ancora peggiorata. Si contano oltre 4.000 tir al giorno lungo la statale 16. Intanto ieri l'Autostrade ha presentato i dati al MIT secondo cui ci sarebbero le condizioni per la riapertura del viadotto Cerrano. Se queste condizioni dovessero essere confermate nella redazione finale attesa per lunedì al Ministero da parte di Autostrade, il MIT potrebbe dare il via libera al dissequestro del viadotto, ovviamente con il benestare dell'autorità giudiziaria. Nessuna soluzione è emersa da questo tavolo tecnico che si è tenuto a porte chiuse. I sindaci dei comuni tediati dal traffico pesante non sono in grado da soli di far fronte all'emergenza. Abbiamo fatto presente che alla lunga questa situazione è insopportabile, insostenibile. Le criticità diciamo, hanno portato sicuramente le risorse sia del comune ma anche di tutti i comuni del territorio della zona allo stremo. Dunque abbiamo chiesto un piano strategico di intervento nel caso in cui la situazione si possa prorogare nel tempo. Ieri il presidente della regione, Marco Marsilio, aveva dichiarato che potrebbe impedire l'ingresso ai tir addirittura in tutto il territorio abruzzese. Io penso che il Presidente abbia fatto una provocazione sicuramente, però questa cosa può essere fatta anche dai sindaci, quindi non è detto che non ci sia un'azione congiunta da parte dei sindaci per dare un segnale in questo senso. Vedremo, attendiamo lunedì e martedì e speriamo di avere buone notizie, poi è chiaro che dovremo prendere delle soluzioni alternative. E mentre si attende per lunedì la relazione di Autostrade sulle condizioni del tratto sequestrato, la Regione sprona Roma a correre ai ripari. È necessario che ci sia una spinta anche del Ministero delle Infrastrutture affinché la soluzione venga recuperata nel più breve tempo possibile. La Polizia Municipale intanto mantiene i semafori lampeggianti nel tentativo di snellire il traffico ed è stato finalmente avviato il monitoraggio sulla qualità dell'aria. E questa qui alle mie spalle è la prima centralina posizionata ad ARTA per il monitoraggio dell'aria. Occorrerà aspettare ancora qualche giorno per elaborarne i dati in funzione da oggi, ma per ora dall'Agenzia Regionale fanno sapere che i livelli di inquinamento sono sì aumentati, sono sì un rischio per la salute, ma per il momento sono al di sotto dei limiti di legge. Cresce nel frattempo la preoccupazione dei residenti per le sostanze tossiche emesse dai gas di scarico. La pazienza della popolazione si sta ormai esaurendo. E noi siamo qua con il rischio che cominciano, che diventa la seconda Taranto, Silvi Marina. Speriamo che fanno qualcosa.